Sul tavolo delle regioni è in arrivo una novità dal Ministero della Salute. Sono le nuove linee guida sull'ospedale di comunità, un presidio sanitario a metà strada tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, destinato ad avere un ruolo cruciale nella gestione delle cronicità. Abbiamo chiesto ad alcuni assessori regionali come si stanno preparando all'introduzione di questa struttura destinata ad interventi sanitari a bassa intensità clinica e dove si entrerà solo con una diagnosi già definita. Noi abbiamo delle esperienze naturalmente in Toscana di ospedale di comunità, possiamo chiamarli ospedali comunità oppure letti a bassa intensità assistenziale, cioè dove il ruolo comunque del medico di medicina generale è un ruolo importante perché prende in carico il paziente nella fase di uscita dall'ospedale, lo prende in carico però in un luogo in qualche modo protetto, che non ha i costi della cura ospedaliera, ma che consente di avere una risposta diciamo più strutturata al paziente, di dare una risposta più strutturata al paziente che non è ancora in grado di gestirsi in modo autonomo presso il proprio domicilio, sia per condizioni di carattere sanitario sia per condizioni anche di carattere sociale. È un'esperienza importante, c'è in diverse parti della mia regione e credo che in ogni zona ci siano anche delle specificità particolari, però comunque si tratta di strutture che si chiamino ospedali di comunità, di continuità oppure letti a bassa intensità assistenziale, si tratta però di strutture che dovremo sicuramente in futuro sviluppare di più. Abbiamo dovuto ridurre quelli che sono i posti letto a Trapendille ai sensi del DM70 e di conseguenza servono degli ambiti riabilitativi, degli ambiti a bassa intensità di cura che permettano al paziente di riabilitarsi senza la necessità di tempi ristretti, ma che soprattutto gli permettano di farlo nelle vicinanze del domicilio. Quindi voi come regione state lavorando a questo presidio sanitario nuovo? Sì, è da tempo che ci lavoriamo, è almeno 3 anni che ci lavoriamo, ne abbiamo attivati, abbiamo attivato quasi 1 migliaio di posti letto come presidio riabilitativo, come ospedale di comunità. Vorremmo attivarne altrettanti in luoghi strategici, sia come riabilitazione ma anche e soprattutto direi come ambito di ricovero con bassa intensità di cura per i pazienti anziani scompensati. L'attività in questo momento per noi intensa è relativa al potenziamento della sanità territoriale, è relativa alle case della salute, è relativa all'assistenza domiciliare. Adesso vedremo anche come calare nella realtà del Lazio il modello che è in discussione anche in conferenza Stato-Regioni e anche perché noi abbiamo alcune particolarità soprattutto nella dorsale appenninica di aree disagiate per quanto riguarda gli accessi che di recente sono state purtroppo anche oggetto del sisma che noi abbiamo avuto. Ci stiamo lavorando però per il momento siamo molto concentrati sul tema casa della salute e assistenza domiciliare. Potrebbe essere un presidio che aiuta nelle cronicità? Sì, questo sì, potrebbe essere, certo.